fintamente di sinistra, dopo che la precedente consigliatura ha fatto a questo punto finta di opporsi alla cessione della quota del 21% di Acea, su questo bilancio decide di mettere la quota del 3,52% che il comune detiene direttamente in Acea pure. È davvero incredibile, è l'ennesima cosa che state facendo pur di far cassa, come avete fatto con la vendita degli immobili e con tante altre liquidazioni o vendite che state facendo. E se da un lato, non è incredibile, è un emendamento in questo senso da parte del consigliere Tredicine, visto che parla già da parte di quella stessa maggioranza che nella precedente consigliatura proponeva la cessione del 21%, ribadiamo, davvero incredibile che questa maggioranza che si è presentata ai cittadini con un programma per la salvazione dei beni comuni e che nella precedente consigliatura faceva questo punto finta di opporsi a quella cessione, su questo bilancio la ripresenti e per fare cassa decide di vendersi il 3,52% del CO2, cosa a cui ovviamente siamo fermamente contrari, giusti i nostri emendamenti 1, 2 e 7. E quindi ci auguriamo sostanzialmente a questi emendamenti venga dato parere favorevole. Grazie. Che in barba a quello che hanno detto 27 milioni di persone nel 2011 intende privatizzare Acea, l'azienda che garantisce un bene vitale. Che in barba a quello che hanno detto 27 milioni di persone nel 2011 intende privatizzare Acea, l'azienda che garantisce un bene vitale. Che in barba a quello che hanno detto 27 milioni di persone nel 2011 intende privatizzare Acea, l'azienda che garantisce un bene vitale. Per quanto riguarda Acea Ato 2, non solo dal lato acqua, anche per quanto riguarda proprio le dinamiche dell'azienda. Ma è possibile che noi, in una città che va a picco con i problemi che abbiamo di casa e di non arrivare a fine del mese, paghiamo dei manager 37.000 euro lordi al mese? Abbiamo fatto un'interrogazione, ci hanno risposto, prima non ci hanno risposto perché Acea ci dice siamo quotati in borsa, non possiamo fare brutte figure e allora non possiamo dare queste informazioni ai consiglieri, poi ce l'hanno date. Un file ve lo farei vedere, 52 pagine, non si capisce nulla, però i dati li abbiamo presi per vedere gli stipendi, 37.000 euro al mese, senza vergogna, senza un curriculum. Ma chi sono questi qui ai quali diamo? Ma chi è questo americano? Chi cazzo è questo giovane settantenne americano che gli diamo 300.000 euro al mese per rifare l'Inacea, per rifare l'organigramma? Ma vaffanculo! Ma di fa... Quando si parla di destra e sinistra, anche nel Parlamento europeo è una distinzione che non c'è più. La distinzione che c'è oggi è tra la difesa degli asset pubblici minimi, della dignità del cittadino di fronte alla finanza speculativa e alle imposizioni della Troica e delle istituzioni europee che vorrebbero appropriarsi con il capitale privato di qualsiasi bene comune e quindi levare quelli che sono gli asset minimi che permettono di vivere una vita dignitosa. Quindi detto questo, se noi andiamo a prendere Acea, anche se la vendiamo con un'altra azienda di cui abbiamo solamente il 51%, non avremo più un controllo diretto sul tema della gestione delle acque. Quindi far passare con un aspetto
Senza bandiere. Poi
più. Cioè, il centro-destra è stato più inadempiente rispetto alle referenze del 2011, rispetto a quanto lo si è detto, per la trasformazione, finalmente comunque sei attento e hai dovuto riconoscere che stai, hai detto che prendevi il 3,52, di cui il comune manca la sua parte, del economico.
e quindi questa operazione di valorizzazione, questa operazione di ristrutturazione di farmaco è possibile e non sia arrivato. Vi ricordo che voi siete una maggioranza, una giunta che definite di sinistra, quindi francamente sicuramente ci riferiamo alla distribuzione di biblioteche, riteniamo di stralciare dal provvedimento di dismissione. E francamente rimaniamo un po' sorpresi nell'apprendere statale che sul precedente questa maggioranza ha dato lo stralcio, perché ci sembrerebbe evidente
privata, vorrei citare il caso della Presidente italiana, oppure il siciliano, oppure la Sardegna. No, niente di tutto questo, non siamo in grado di farlo, non siamo in grado di fare questi sprechi. E quindi voi che fate? Dove arriva la vostra?